percorso che abbiamo in campo è molto chiaro. Stiamo lavorando per un rilancio definitivo di Bagnoli che passa attraverso il completamento della bonifica dei terreni. Sono stato a Roma l'altro giorno proprio su questo punto e attraverso l'adozione di una serie di strumenti che possono rilanciare l'edilizia sociale, l'imprenditoria e il turismo di quell'area. Quindi ci sarà una proposta molto chiara e molto articolata nelle prossime ore che vede come condizione necessaria la bonifica di Bagnoli, la ricostruzione della spiaggia, la bonifica dei fondali, ricostruzione città della scienza, il rilancio dell'intera area, una vocazione turistica per dare prospettive anche di lavoro, perché quel quartiere ha una sete ormai forte di lavoro dopo la chiusura dell'Italsider. Abbiamo le idee chiare, dobbiamo superare la criticità di Bagnoli Futura, dare serenità ai lavoratori, su questo anche c'è un piano molto preciso. Ci saranno turbolenze ovviamente di alcuni giorni e di alcune settimane quando ci sono nodi strutturali di questo tipo, ma anche dagli incontri che ho avuto il quadro è di chiarezza e anche di sufficiente serenità. Ci sarà una delibera di giunta nei prossimi giorni, faremo prima dei passaggi politici perché è un momento storico per Bagnoli e per Napoli, quindi ci prepariamo a una proposta molto forte, molto innovativa che va nella direzione della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della storia della nostra città, ma anche della grande innovazione a quella che è la vocazione principale della nostra città, il turismo. Ma noi abbiamo un quadro chiaro. È sorprendente vedere che ci sia qualcuno che faccia ricorso contro le assunzioni in un momento di crisi di quasi 300 giovani. Nella vita non si smette mai di imparare. Mi auguro che ci si ricreda un po' in questa operazione che insomma, è un po' discutibile. Io mi auguro di trovare alla fine di tenere insieme sia l'assunzione che non è a rischio e sia anche le rivendicazioni, ovviamente che in alcuni casi sono giuste, di dipendenti del Comune di Napoli, ma creare questi conflitti è una pagina brutta che noi vogliamo superare e che mi auguro che anche chi ha contribuito a creare questo intoppo metta in campo le sue energie per superarlo, perché veramente è brutto, è proprio brutto come immagine che non fa onore nemmeno a chi l'ha creata.